Adesso il tempo che sistemo qui YouTube e poi iniziamo con prima di tutto il nostro interattivo e poi andiamo con le vostre domande. Allora, quanto prendo il mazzo di tarocchi che mi interessa, questo va bene. Ok, perché poi andremo a vedere sia con il libro, e qua abbiamo anche questo, e poi, ah, ok, l'altro libro che non mi ricordo dove ho messo, vediamo un po' se magari lo ricordo. Possiamo prendere anche questi, che sono i registri akashici. Ah, eccolo qua. Ok, andiamo a vedere il titolo, poi lo metto in base a quello che viene fuori, poi metteremo il titolo all'interattivo che verrà fuori, ok? Adesso io sistemo un attimo l'altro dispositivo, così poi vi leggo. Ok. Io mi ostino senza occhiali, così non vedo proprio niente. Ma questi sono piccoli dettagli della mia vita. Ok, adesso iniziamo subito con il nostro. Questo lo mettiamo, vediamo se ci entra. Sì. Ok, con il nostro interattivo. Perfetto. Allora, innanzitutto andiamo a prendere quelli che sono tutte le nostre carte, ok? Prendiamo una carta dei tarocchi. Vediamo. Vediamo qual è la carta dei tarocchi che viene fuori, ok? Una carta dei tarocchi. Ho preso queste carte perché le ho pure numerate. Allora, andiamo a vedere. Una carta dei tarocchi. Ok, perfetto, scusate un attimo. Poi, allora, andiamo a prendere una dei nostri registri. Ne prendiamo una. Ok, perfetto. Ho preso anche quel mazzo, questi mazzi di carte perché li ho numerati finalmente, così verrà molto molto più facile leggere quelle che sono le indicazioni che ci vorranno dare. Che è appunto la strega verde, bellissimo mazzo di carte anche questo. Allora, vediamo un po' qual è il messaggio della nostra strega verde. Ok, benissimo. Questi ancora sono nelle sue confezioni, stranamente. Poi andiamo a prendere una carta della saggezza del karma. Qual è la carta che viene fuori? Perfetto. Ok, voi nel frattempo potete cominciare a scrivere sia le domande e sia la donazione. Io, diciamo, faccio questo intermezzo appunto per far sì di darvi il tempo. Andiamo a prendere anche una sibillina, dato che abbiamo il libro nuovo. Andiamo a prendere anche una sibilla, vediamo. Ok, la mettiamo da parte. Io penso che per adesso basta così. Potremmo anche prendere, però, adesso che mi viene in mente, potremmo anche prendere una.
Una bella sibilla, non di queste, delle altre, sempre quelle grandi, però queste qua. Ok, andiamo a prendere anche una bella sibilla, vediamo che cosa ci vuol dire. E poi ce le andiamo a leggere. Nel frattempo voi potete fare le donazioni, scrivere le vostre domande. Perfetto. E ci siamo anche qua. Ok. Allora, iniziamo con la prima carta, che è appunto la carta. Se sentite rumore, perdonatemi, ma io ho fatto adesso la doccia, ma mi sto proprio sciogliendo. Iniziamo subito con la prima carta dei tarocchi. Vediamo se riesco un attimo a posizionare meglio. Ecco qua, adesso ci siamo. Allora, la prima carta che viene fuori dal mazzo dei tarocchi è la nostra bellissima regina di pentacoli. La regina di pentacoli è sicuramente una donna. Intanto andiamo a vedere quello che ci dice. Allora, quello che ci dice di denari. Allora, la nostra regina di denari. Denari, denari, denari. Denari, vediamo un po' dov'è, così vi vado a leggere sia quello che mi dice un libro e sia quello che mi dice l'altro libro. Ok, eccola qua. Innanzitutto ci parla di una donna impegnata, ok? Di una donna impegnata. Allora, la regina di denari è pagina 65. Ed eccola qua, la nostra regina di denari. Allora, la regina di denari è la donna sposata leale e intelligente, valido aiuto da parte sua, proposte lavorative, buoni affari, armonia in casa e in amore e passione. Potrebbe anche essere una donna però perfida e gelosa nei vostri confronti, perciò dovete stare voi, diciamo, un attimo a capire cosa vi vuol dire l'interattivo. È una carta positiva. Per quanto riguarda il lavoro, possono essere proposte lavorative, buoni affari, valido aiuto da parte di una donna possibilmente sposata che vi potrebbe aiutare negli affari. In amore parla di armonia e passione e di una possibile gelosia. Poi il consiglio: vivrete in armonia e godete di validi aiuti. Se avete dispute con una donna sposata o nutrite dubbi su di lei, fate attenzione alla sua perfidia. Perciò potrebbe essere sia una donna che vi viene in aiuto, però potrebbe anche rappresentare una donna che è sposata e perfida nei vostri confronti. Andiamo a vedere in quest'altro libro soltanto alcune caratteristiche, non proprio tutte. Sicuramente la simbologia della carta, che è molto importante, e poi quello che significa per voi stesse. Ed eccola qua, la regina di pentacoli. Ve la metto così in modo che voi possiate vedere i simboli. Allora, parliamo di abbondanza, fertilità e quiete. È una carta che parla della piena maturazione del tuo sé, di indipendenza e stabilità, di saper accedere alle molteplici possibilità di cui disponi, che si tratti di un ideale a cui tendere o di una condizione raggiunta, la consapevolezza che dentro di te vi sono risorse praticamente illimitate, deve accompagnarti sempre. Il simbolo sono i frutti maturi della terra, che ornano l'intera carta della regina di denari, sono il simbolo dell'abbondanza ed ella generosamente ti tiene a disposizione. Rifletti sui doni che ti sono stati elargiti, perché essi sono più numerosi e ricchi di quanto tu sia solito considerare. Poi che cosa dice altro? Tutto ciò che hai compiuto su te stesso ha come ultimo scopo di poterti donare agli altri. Ogni passo, ogni miglioramento, ogni traguardo raggiunto sono il presupposto per far germinare il seme del cambiamento anche in chi ti circonda. Il simbolo per eccellenza della fertilità è il coniglio, che
che fa capolino nell'angolo inferiore a destra della carta. Eccolo qua. Le sue orecchie tese e le zampe pronte a scattare ti ricordano anche la necessità di guardarti bene intorno prima di lanciarti a capofitto nella creazione di qualcosa di nuovo. E poi abbiamo altro. Non cercare la felicità nelle cose al di fuori di te stesso, ma coltiva la tua pace interiore e il mondo ti apparirà colmo di ricchezze a tua disposizione. Il simbolo è l'angelo scolpito sul trono della regina di denari, veglia sul tuo calmo riposo. Chi tiene davvero a te si fa custode della tua tranquillità. Molto molto bello questo messaggio della nostra regina di denari. Adesso andiamo a vedere i maestri ascesi. Dei registri, io confondo sempre. La legge del 3 è uscita come carta. Vediamo cosa ci dice questa legge del 3. Legge del 3, questo è il riflesso, eccola qua. Allora, smetti di giudicare te stesso. Forse lo fai senza neppure accorgertene. A volte sei troppo esigente e severo, altre invece sei troppo permissivo e accondiscendente. Ecco perché la carta ti dice di farti aiutare. Questo tuo comportamento, così come tutti i tuoi pensieri e azioni, si riflette sui tre livelli: fisico, mentale, emozionale e spirituale. Con l'estrazione di questa carta, i maestri ascesi ti chiedono di fermarti e fare le seguenti valutazioni. Chiediti: come sta il tuo corpo fisico? Lo curi a sufficienza? Che emozioni provi? Sono positive o tendenzialmente negative? Cosa prova la tua anima? Hai trovato lo scopo della tua vita? Stai compiendo la missione per cui sei venuto qui? La risonanza delle tue vibrazioni è giunta fino alla Akasha. Agisci in modo saggio, domandandoti come si comporterebbe un maestro asceso nelle situazioni che ti sta a cuore e agisci nello stesso modo. I messaggi supplementari: non giudicare gli altri né te stesso. Screening fisico, mentale, emozionale, spirituale, viaggio astrale, lettura dei registri akashici, canalizzazioni, legge di risonanza. Perciò cerca di fare un esame sia del corpo fisico, del corpo mentale e del corpo spirituale. Andiamo a vedere la nostra strega verde. Vediamo, è uscito il tarassaco. Eccolo qua. Vediamo cosa ci dice il tarassaco. Allora, questa pianta è legata alla perseveranza, grazie alla sua capacità di crescere nei luoghi più difficili e impensabili. Il suo messaggio per te è quello di avere fiducia, di non temere, è il momento di restare con il cuore in apertura. Ok? Andiamo a vedere la legge del karma, che è la crisi spirituale. Tutto si lega allo spirito, all'esame di voi stessi, all'introspezione di voi stessi, di quello che state facendo e di quello che provate, è tutto legato allo spirito. Il senso di impotenza che provi ha le sue radici nella tua anima ed esse sono assetate perché non sono state abbeverate. È ora di dedicarti allo spirito, concentrati sulla tua evoluzione spirituale, esamina la purezza della tua parola, studia la tua mente. Analizza i conflitti e la divisione tra la tua testa e il tuo cuore. Stai davvero vivendo nell'integrità fedele delle tue profonde aspirazioni? Giocare sul sicuro può riempirti il portafoglio, ma non soddisferà la tua anima. I revisori del karma ti osservano attentamente. Onorerai la tua chiamata o la ignorerai di nuovo? Questo dipende da voi, sicuramente. Vediamo la nostra Sibillina e il 7 di coppe, il fiorimento. Il 7 di coppe mi fa anche ritornare al pensiero, all'indecisione, all'avere tante possibilità e non sapere quello che si vuole realmente. Ok? Vediamo un attimo se riesco a trovarmi subito il 7 di coppe. Presto, presto, qua io li devo sistemare in modo diverso questo elenco, perché così non mi viene bene. Anche se non è che ho tempo non è che sono cronometrata, ecco.
Sette di coppe, il 43 appunto mi riporta all'artista, cioè al pensiero. Al pensiero. No, ho sbagliato. Sette di coppe. Allora, vediamo un po'. Sette di coppe. Ah, 49, non 47. 49. Io mentre faccio i vostri interattivi, io studio pure, perché non si può sapere tutto, è logico. 49. Eccolo qua, l'artista. Conquista, vittoria, riconciliazione, fedeltà, fantasia, entrata economica, ottime notizie, successo in amore. Rappresenta il sette di coppe. Entrate economiche, però io dico anche pensiero, molto pensiero, riconciliazione, successo. Dovete essere positivi, la vostra fantasia vi sarà d'aiuto e la vittoria sarà vostra nel senso col pensiero, con la fantasia. Sviluppate nuovi modi di pensare, nuovi modi di essere. Se siete confusi e dovrete decidere, fatelo con saggezza. Perciò cercate di non confondervi, perché questa è anche la carta del pensiero. E il fiorimento mi viene da dire anche qualcosa che fiorisce, una nuova idea, una nuova ispirazione. Come carta abbiamo la vanità, abbiamo orgoglio, presunzione, ambizione, ambizione e imprudenza. Quello che la carta vi vuole dire è che non dovete essere troppo orgogliosi, non dovete peccare di vanità, cercate di non essere neanche troppo presuntuosi nel dire io non ho bisogno di nessuno, perché qua appunto la prima carta mi dice che che potreste avere bisogno dell'aiuto di questa donna, ma fate attenzione perché potrebbe anche essere una donna un po' perfida nei vostri confronti, ma questo lo capirete nel modo di comportarsi delle persone. Della persona, però, come diciamo sintesi generale della stesa, io dico che questo è l'aiuto di una donna, sicuramente una donna impegnata, una donna più grande di voi, oppure potreste essere voi che avete bisogno appunto dell'aiuto. Se vi ritrovate in questa situazione, in questo riconoscimento di carta, è perché voi avete bisogno di aiuto e di fare una sorta di introspezione del vostro spirito per far stare meglio l'anima e il corpo. Benissimo. Adesso iniziamo il nostro interattivo. Allora, soltanto un attimo che tolgo il tutto quello che adesso che per il momento non mi serve. Ok. Nel frattempo già vedo le vostre richieste, che andremo subito a rispondere. Ok, questa qua, questa no. Dovrei dare una sistemata anche al primo cassetto, che è un po' sta andando per fatti suoi il primo cassetto. Ok, questo da qui, questo da su, e andiamo a prendere i miei meravigliosi oracoli. Andremo a fare la stesa con gli oracoli. Ho dimenticato questa. Ok, la mettiamo subito al suo posto. No, non è questa qua. Oh mamma. Questa. Ok. Adesso prenderemo anche le carte dei sentimenti. Anzi, le prenderemo se ce ne sarà bisogno, perché sono proprio qua tutte a portata di mano. Ok, questi li mettiamo di qua e questi pure. Allora, benvenuti nella live. Vediamo un attimino chi abbiamo. Allora, Elisabetta, Biondina, Claudia, Andrea, Rossella, che ha ritirato il messaggio, Elisabetta e Rosa. Ok, andiamo subito con Claudia. Allora, vediamo. Massimo, perché non cerca più Claudia? Evoluzioni del rapporto, grazie. Ok, andiamo a vedere. Allora, vediamo un po', Massimo. Per quale motivo non cerca più Claudia e quale sarà l'evoluzione di questo rapporto? Andiamo a vedere perché non cerca più Claudia.
Allora, questo silenzio, mi dicono le carte, lui in questo momento sta bene, ok? Lui in questo momento ha trovato come una forma di armonia, come una forma di pace in questo silenzio, ok? Si è come legato a questa forma di silenzio, perché infatti la forma dell'attaccamento a un qualcosa di inesistente, come puoi vedere dalla carta, viene al silenzio, perciò lui si è legato a questo silenzio perché secondo lui è una possibilità per avere un po' di armonia, per stare un po' tranquillo, ok? Vedi? Questa chiusura che lui ha ottenuto, vedi, non gli fa avere questi ostacoli, questo senso di agitazione, non glielo fa più avere. E lui in questa forma di silenzio si è legato molto a questo silenzio perché ha trovato la possibilità di essere più in armonia con se stesso. Ecco, non ha più ostacoli, non ha più niente, non deve esercitare la pazienza. Perciò lui in questo momento sta bene così. Adesso vediamo l'evoluzione. Vediamo. Allora, quello che ti posso dire è che lui è molto. Allora, lui da questo litigio ha come trovato una sorta di indipendenza, ok? Che lo fa stare bene, però contemporaneamente è molto stuzzicato dal fatto di sbloccare questa situazione con te, cioè di riavvicinarsi di nuovo a te. L'unica cosa che lo mette un po' come dire, in guardia è il fatto che potreste avere un nuovo litigio, ok? Che ci potrebbe essere di nuovo una lite fra di voi e questo un pochettino a lui lo fa stare sulle sue, ecco, non è molto, vedi, manifestazione. Comunque io penso che lui si riavvicinerà a te, Claudia, eh? Si riavvicinerà a te perché è molto attratto dal fatto di farsi risentire da te, di farsi risentire con te, perdonami. Però ha sempre questo trauma del litigio, ok? Lui non vorrebbe più litigare, non vorrebbe più avere discussioni con te. Vedi, perché lui la vede come un'ingiustizia il fatto di litigare in continuazione, ok, tesoro? Poi mi farai sapere. Allora, vediamo Andrea. Buonasera, che parole vorrebbe dire Giovanni? Ok, e infatti siamo pronte qua. Con le parole. Allora, andiamo a vedere. Allora, Giovanni, che parole vorrebbe dire ad Andrea? Okay, andiamo a vedere. Ho bisogno di tempo. Voglio di più, di una semplice amicizia. Questa distanza mi sta uccidendo, vorrei superare i nostri ostacoli e mi manchi tanto. Fondomazzo mi esce, sono ancora innamorato di te. Queste sono le prime. Vediamo sempre Giovanni, quali sono le parole che vorrebbe dire ad Andrea in questo momento. Ok. Ho altre cose da fare adesso, vedi, ho bisogno di tempo. Molti sogni mi ricollegano a te. Poi, siamo troppo distanti. Guarda, allora la carta sotto mi dice questa distanza mi sta uccidendo, siamo troppo distanti. Guardate la sinergia dei miei mazzi di carte, guardate la sinergia. No, veramente è sorprendente. Questa distanza mi sta uccidendo, siamo troppo distanti. Vediamo. Ora mi sento meglio al pensiero di superare gli ostacoli. E poi non sono disponibile ora, però mi manchi. Fondo mazzo. Voglio andare oltre. Sono innamorato di te, voglio andare oltre.
Ok, tesoro, questi sono i messaggi che vorrebbe dirti Giovanni. Ok. Adesso andiamo a vedere la nostra Elisabetta. Vediamo dov'è la tua domanda. Elisabetta, la domanda non l'hai scritta. Allora, Elisabetta, la prima, buonasera, poi c'è Biondina, Claudia, Andrea, Elisabetta, la tua donazione. Poi c'è un'altra Elisabetta, ma non vedo la tua. Antonella, ciao, sì, vuoi fare una domanda, ma dopo la donazione. Elisabetta, aspetto la tua domanda perché non la vedo, eh. Allora, facciamo Biondina per adesso. Vediamo, vediamo Biondina dove sei. Neanche Biondina c'è come domanda. Come mai non fa delle domande? Dovete fare la domanda quando fate la donazione. Allora, facciamo l'altra Claudia. Allora, è innamorato di me? Vediamo, allora Vasil è innamorato di Claudia? Ok, vediamo un po'. Allora, c'è una speranza e un incontro. C'è un incontro, però qua mi sa che lui. Lui ha troppa paura di soffrire o di farti soffrire. Ci sarà come un incontro chiarificatore, però io qua non vedo sentimenti. Non vedo sentimenti perché c'è soltanto una speranza che sicuramente è la tua di questo incontro, però qua mi esce troppa paura di soffrire, mi esce la carta della separazione. Vedi, qua mi esce forza, separazione, non mi escono carte di mi esce un nuovo amore. Vedi? Ora non so se questo nuovo amore è una persona che incontra lui o incontri tu. Va bene tesoro, però non vedo sentimenti di lui. Allora, mentre ci sono faccio Lori B. Allora, vediamo. Giovanni, come ha preso la notizia che vedo un'altra persona? Ah, ok. Vediamo. Giovanni, come si sente al pensiero che Lorenza sta uscendo con un'altra persona? Vediamo, vediamo, vediamo. Energie positive, desiderio, coraggio. Ma io dico che l'ha presa molto bene, eh? L'ha presa come una risposta del destino. Perché fra di voi c'erano molte incomprensioni ed è come se fosse stato un suo desiderio che tu incontrassi qualcuno, ok? Perché lui vede energie positive, coraggio, serenità, cioè lui sta bene. Vedi, collaborazione, lui è contento che tu abbia trovato questa persona con cui esci, almeno. Per il momento è questo, perché vedi, mi esce destino e riposo. È come se lui fosse contento nel senso che il destino ti abbia fatto conoscere questa persona in modo che ci sia questo stacco fra di voi, perché ci sono state troppe incomprensioni e perciò, vedi, pentimento. Mi sa che è abbastanza felice, vedi, entusiasmo pure. Non è molto, non esce carta di gelosia, non esce niente. Ok, allora abbiamo adesso, vediamo se è lo stesso. Ok, Elisabetta è arrivata.
Elisabetta è arrivata. Biondina è arrivata pure. E mi pare che mancate solo voi due. Ok, e l'altra Elisabetta. Allora, facciamo l'altra Elisabetta. Allora, sto facendo Elisabetta del 3 maggio 74, eh? Allora, Elisabetta, 3 maggio 74, ci saranno novità in amore? Dico la data in modo da non confonderti con l'altra. Allora, Elisabetta, 3 maggio 74, ci saranno delle novità in amore? Vediamo un po'. Allora, tu sì, allora, indubbiamente tu sicuramente hai tagliato con qualcuno da poco tempo, perché taglio e chiusura, qua sicuramente tu hai mandato a quel paese qualcuno o hai chiuso da mo una situazione. E questo già è uno. Andare oltre significa che tu vuoi andare oltre a questa situazione che ti è, che hai appena chiuso, il tuo pensiero è proprio di superare, e sono molto chiare. Adesso hai il pensiero a conoscere qualcuno e sta diventando un po' un'ossessione per te il conoscere qualcuno. Però ricordatevi che quando andate a chiudere una situazione, se prima non siete veramente pronte, il fato, il destino, l'universo, Dio non vi fa incontrare la persona, eh? Dovete essere proprio pulite da queste energie che vi portate dietro. Vedi, ci sono molte incomprensioni ancora in te, hai una forza dentro di te che vuole esplodere. Ci sarà qualcuno nella tua vita perché mi esce la manifestazione, ma prima ti devi ripulire, Prima ti devi un po' ripulire, figlia mia, vedi, da questa tristezza, da questa sorta di incomprensione, da questa ossessione che hai proprio di conoscere qualcuno. Ci vuole un po' di tempo, tesoro. Le carte mi dicono che ci vuole un po' di tempo. Va bene? Però c'è la manifestazione, perciò qualcuno incontrerai. Adesso torniamo a la prima era Elisabetta e poi Biondina, ok? Allora, Elisabetta, vediamo. Federico mi ha scritto per una questione personale. Si farà risentire? Ci sarà? Prego, grazie a te. Allora, si farà risentire? Ci sarà un ritorno? Se sì, quando? O quando? Allora, tu mi dici quando, io devo prendere un altro mazzo di carte. Eccolo qua. Allora, innanzitutto andiamo a vedere le prime domande. Dato che hai fatto una donazione importante, ci vuole una lettura importante. Allora, Federico, 22.11.74, ha scritto ad Elisabetta per una questione personale. Si farà risentire? Ci sarà un ritorno? Quando? Allora, vediamo che viene fuori per Federico. Allora, si farà risentire. Allora, innanzitutto, non si farà risentire subito, te lo dico subito perché mi esce solitudine e silenzio, perciò non si farà risentire nell'immediato. Perché c'è come una sorta di impegno che lui deve espletare, ok? E ci vuole molta calma, ci vuole un po' di tempo prima che lui riesca a connettersi di nuovo, vedi? Perché lui non vuole incappare di nuovo nello stesso problema con te, ok? E perciò ci vuole molta pazienza e molta calma da parte tua. Perché c'è un po' di confusione in lui in questo momento. Ci siamo, Elisabetta, per prima cosa. Vediamo se ci sarà questo ritorno. Allora, sicuramente lui ti spia, controlla quello che fa, quello che fai, dai social, non lo so, però sempre in silenzio. Guarda, due volte la carta del silenzio mi è uscita. Perciò lui non si farà capire da te. Vediamo, perché per lui è una forma di difesa appunto per non litigare. Osserva, guarda, guarda che carte. Guarda, spiare, osservazione, silenzio, in silenzio. Cioè questo qua ti controlla. Ti
c'è una speranza che lui possa tornare e sentimenti. Allora, ci potrebbe essere un ritorno, vedi? Ansia, non stare in ansia, perché vedi qua mi dice che c'è speranza per dei sentimenti, perciò un ritorno ci potrebbe essere, ok? Ci saranno dei cambiamenti futuri di questa situazione, appunto legata ai sentimenti, una serenità dopo questi cambiamenti e questo conflitto. Ostacoli e chiarimento. Sicuramente lui tornerà per un chiarimento, eh? Sicuramente lui tornerà per un chiarimento. Vediamo, vediamo quando. Quando Federico 22.11.74 si farà risentire e tornerà da Elisabetta. Vediamo. Allora, qua mi dice il faro, speranza, luce, traguardo vicino, perciò la carta mi dice pure che ci sarà un ritorno. Mi parla di tempi propizi, io ti dico settembre perché è il mese più vicino al punto dove siamo ora, vedi? Settembre, e mi dice da 5 giorni a un massimo di 3 settimane, 3 settimane siamo già a settembre, inutile contare gli altri 2 mesi perché sono già passati. E sarebbe troppo tempo, perciò a settembre tu potresti già cominciare ad avere qualche notizia. Adesso io voglio vedere lui che emozioni prova nei tuoi confronti. Allora, Federico 22.11.74, quali sono le emozioni che prova quando parla o pensa ad Elisabetta? Vediamo. Vedi, sofferenza, cuore spezzato. Lui si sente un po' afflitto comunque, eh? Vedi, seduzione, è molto attratto da te a livello fisico, anche se soffre. Vedi, pausa di riflessione, stop. Infatti, che ti ho detto, per adesso è fermo. Luce, apprezzarsi, cioè lui sta cercando di capire dentro di sé. Vedi, confusione, e mi riporta appunto alla confusione dei miei oracoli, è la scelta. Perciò, dopo questa sofferenza, questa attrazione fisica che lui prova nei tuoi confronti, questa confusione e questa riflessione, farà una scelta. Ok? Io penso che per settembre tu dovresti avere qualche accenno di lui. Ok, tesoro? Grazie per la donazione. Grazie a tutti, eh? Ok, adesso abbiamo la nostra biondina. Eccoli qua. Allora, ciao, volevo sapere se chiedo una settimana di ferie a settembre, dove lavoro, cosa penseranno? Me la daranno? Oh, vediamo allora. Allora, vediamo. Deborah a settembre vuole chiedere una settimana di ferie. Le verrà concessa questa settimana di ferie? Vediamo. Vediamo se ti verrà concessa questa settimana di ferie. Tu vuoi scappare, un po' in conflitto, fiducia, coraggio. Allora, tu sicuramente ce la metterai tutta per avere questa settimana di ferie, perché mi esce fiducia, scappare e coraggio. Tu vorresti scappare un'altra settimanina, ma mi sa che non te la concedono, tesoro, eh? No, infatti tu la prenderai come un'ingiustizia la scelta che viene fatta, perché mi esce conflitto, ostacoli e pericolo, separazione. No, mi dispiace tesoro, le carte mi dicono di no. Però tu ce la metterai tutta per fartela dare. Allora, la nostra Enza. Allora, novità in amore per Enza, vediamo un po'. C'è una possibilità. Vediamo per Enza se ci sono novità in amore. Felicità, possibilità e cambiamento. Io penso che ci sono delle novità in amore per te, Enza, perché mi esce possibilità, felicità e cambiamento. Qualcosa all'orizzonte c'è, tesoro, va bene? Allora, poi abbiamo Claudia e Gianmarco.
Poi vediamo da quante che sono in live. Poi chiudiamo perché sono già 40 minuti. Non fate più donazioni, le live sono segnate fino a tutta la settimana. Grazie a te, tesoro. Allora, vediamo Claudia cosa vuole sapere. L'incontro c'è già stato, le sue parole. Allora, l'incontro c'è già stato, le sue parole che vorrebbe dire e non dice. Ok, anche a te. Allora, quali sono le parole che Basil vorrebbe dire a Claudia? Vediamo, questa la prendiamo. Sono incostante perché mi sento perso. Sono arrabbiato con te. Le cose non sono come sembrano. Ho bisogno di tempo e immagino la nostra vita insieme. E poi vediamo le parole che Vasil vorrebbe dire a Claudia. Ok. Prendiamo degli accordi, cioè troviamo una soluzione. Non sono disponibile ora. Voglio che mi cerchi tu, bella pretesa. Ho bisogno di te e ti desidero. Ok, Claudia, queste sono le sue parole. Ok. Adesso andiamo da Gianmarco, Francesca Pesci, prossime azioni nei confronti di Gianmarco Vergine. Allora, le prossime azioni di Francesca Pesci nei confronti di Gianmarco Vergine. Vediamo cosa viene fuori. Perseveranza, sensi di colpa, coraggio. Intuito, litigio. Allora, io non so perché, ma questa ragazza è come se fosse già stanca. Ok, Germana, dai, una domanda ti aspetto. Il tempo che rispondo, tu fai tutto e poi stacco. Allora, Gianmarco, questa ragazza è come se fosse un po' stanca di correre dietro alle persone, ok? Vedi, perché mi esce litigio e stanchezza. E si butta molto sull'intuito, nel senso che se l'intuito gli dice che tu gli piaci subito, allora lei magari mette in atto un po' di coraggio, un po' di perseveranza e ci tenta. Ma se diciamo questo intuito non è positivo, lei lascia stare perché è proprio stanca di tutto. Ok, allora aspetto Germana e poi chiudo. Il pensiero di mettermi a letto già. Da un lato sono felice, ma dall'altro lato, con questo caldo. Ok, allora aspettiamo la domanda di Germana. Questi li possiamo mettere a posto. Veloce, veloce, Germana. Allora, io ho due domande, vediamo, due risposte veloci ti do. Allora, puoi darmi un sì o un no? In autunno ci sarà finalmente un'udienza? Venderò facilmente la mia auto? Ah, adesso vediamo. Allora, Germana. 11.976 in autunno ci sarà finalmente l'udienza per la sua causa legale? Vediamo. Allora mi sa di no, nel senso che tu sei molto propensa perché. E vorresti che ci fosse questa chiusura e questo benessere, però è come se ci fosse un'ingiustizia, un dolore. Secondo me devi pianificare meglio la situazione con il tuo avvocato perché mi esce pianificare e mi esce vicino la carta del benessere. Perciò se voi pianificate bene la cosa, e allora potrebbe essere che l'udienza legale finalmente ci sarà. Però
perché se non mi esce pericolo, distruzione, dolore e ingiustizia, oltretutto, qualcosa che non viene fatta bene. Perciò, se voi pianificate bene le cose, potrebbe essere che vada bene, perché se no è no, ok? E questa è una. Ok, udienze aspettano da 2 anni. Lo so, ma queste sono udienze di cause civili. E figurati che io ne aspetto una da 8 anni, eh. Io ne aspetto, aspetto una sentenza da 8 anni. Perciò siamo tutti nella stessa barca. Allora, vediamo. Germana, 11.976, venderà facilmente la sua auto. Vediamo cosa dicono le carte per questo. Allora, anche qui, ma qui vedo un pochino di invidia, Germana, come mai? Tu sei molto fiduciosa. Io dico che passerà un po' di tempo, vedi, perché mi esce paura per il futuro. Perché mi sa che tu hai proprio paura di non venderla. Ci sono dei segni, cioè c'è qualcuno che viene, la vede e sembra deciso ad acquistarla, ok? Però... vedi, illusione, però secondo me la venderai non subito, perché c'è reciprocità, cioè c'è come un accordo, e secondo me, non mi vorrei sbagliare, però ascoltami bene, poi quando la venderai ti colleghi oppure me lo dici in privato, perché è una cosa a cui tengo, questo che ti sto dicendo adesso. Allora, le carte mi stanno dicendo che ci sono delle persone che vengono a vedere la macchina e poi non si fanno più sentire, ascoltami bene. C'è un po' di invidia attorno alla vendita di quest'auto, però io ti posso dire che la venderai l'auto e la venderai a una persona che si fa vedere, ti chiede informazioni, poi non si fa più sentire e poi ritorna, ok? Sembra che non ne voglia sapere, sembra che non si fa più sentire, che scompare e poi torna, ok? E l'acquista, perché poi c'è l'accordo. Va bene, Germana? Ok, io vi ringrazio tutti per aver assistito alla live, siete stati veramente tanti. Vi aspetto come sempre domani sera con un interattivo e come sempre una live. E... siamo ripartiti dopo la pausa delle ferie, adesso basta ferie, adesso si riprende a pieno ritmo e noi ci vediamo domani sera. Io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona serata, una buona notte e ci vediamo domani sera. Arrivederci, alla prossima.